quello che ho fatto nella vita ha segnato la mia produzione artistica fino ad oggi, la mia esperienza tra i frati Cappuccini a 20 anni, ma anche l'esperienza all'Accademia di Belle Arti, il mio lavoro con i bambini e le bambine non solo della mia città. Io ho cominciato a fare volontariato quando avevo 16 anni alla Zisa, tra via Cappuccini, via Cipressi, il centro Tao, questi luoghi che mi hanno formato. Dopo che ho dipinto il primo muro più grande, che è San Benedetto il Moro, proprio nel cuore dell'albergheria, dove è presente anche il mercato di Ballarò, dopo ho capito che il mio lavoro doveva orientarsi sempre di più verso la strada, i marciapiedi. Sento che a volte, quando il dipinto è bello, quando il dipinto tocca degli argomenti importanti, questo arriva al cuore delle persone, arriva alla pancia delle persone, e il ritorno è straordinario.